Siamo qui col direttore sportivo dell'Atletico Racconigi, Francesco Pisano. Allora, oggi grande serata di questa presentazione della nuova squadra, del nuovo presidente. Allora, una squadra che rispetto all'anno scorso è stata cambiata poco, ma comunque hai messo in atto degli ottimi acquisti, sia giovani che di esperienza. Ecco, quali sono le tue sensazioni per questa stagione? Noi siamo partiti con l'idea di confermare il gruppo che ci ha portato in promozione, quindi siamo partiti da lì, abbiamo confermato 16 ragazzi, poi ho cercato di inserire giovani bravi, quindi penso di aver inserito 2006, 2005, 2004 di livello. Siamo riusciti a tassellare la squadra con vecchi importanti, perché abbiamo preso dei profili anche di categoria superiore, quindi credo che il lavoro è stato fatto egregiamente. Ora il campo ci dirà se abbiamo fatto un bel lavoro oppure no. Io mi auguro che la categoria, noi la affrontiamo a neopromossa, quindi dobbiamo ricordarci che appunto siamo una squadra neopromossa, però io sono fiducioso e spero di fare un gran campionato. Ecco, appunto, proprio parlavi di campo e subito domenica si parte subito forte con la Coppa Italia qui in casa con la Savigliana. Un derby, come diceva anche il presidente, un derby per lui doppio, ma comunque per tutti è un derby. Ecco, quali sono le cose che vi potete aspettare da questa Savigliana? E sicuramente la Coppa Italia sarà anche comunque un obiettivo da portare avanti. Certo, io è un derby un po' per tutti, io ho giocato lì 2 anni, tanti giocatori nostri sono passati da lì, loro hanno qualcuno che ha giocato da noi, quindi è una partita sentita, siamo a 15 km di distanza, loro sono una società storica, hanno fatto bene l'anno scorso, hanno preso un grande mister, hanno una bella squadra, quindi sicuramente è un avversario da rispettare, però noi daremo tutto e affronteremo la Coppa con le ambizioni giuste, quindi li rispettiamo, però ci faremo trovare pronti.